la prima site view che analizziamo è inevitabilmente la site view pubblica, che è quella di accesso al sito, al personal shopper web. Esiste una pagina home in cui è stata introdotta una breve descrizione del servizio, ma proprio breve. Da questa pagina c'è la possibilità di accedere alla funzionalità di login, quindi la possibilità di introdurre utente e password, e poi sfruttando la login unit già presente all'interno di WebRazio, la possibilità di accedere direttamente alla site view di default per l'utente, senza necessità di dover creare particolari link. Di fatto qui si può vedere che c'è solo il link di errore, quindi in caso di errore viene visualizzato un messaggio di fallito login, ma in caso di successo non c'è necessità di implementare nulla. Già la unit disponibile in WebRazio pensa da sola a ridirigere l'utente verso la corretta site view. Oltre alla funzionalità di login, esiste anche un accesso alla funzionalità di registrazione utente. Dal punto di vista della registrazione, ci sarà la possibilità di inserire tutti i dati anagrafici dell'utente, il gruppo di appartenenza, una volta conclusa la registrazione, e quindi in fase di salvataggio, della registrazione, verrà invocata una unit di generazione password, quindi la password unit per generare, una stringa randomica, diciamola così, associata a ogni singola, registrazione dell'utente. Come abbiamo detto, l'utente viene salvato nella tabella dei pending user, viene generato il corpo di una mail di conferma, costruendo all'interno del corpo della mail, il link che, l'utente dovrà cliccare per confermare la propria registrazione una volta ricevuta la mail. Questa script unit, di questa script unit c'è di fatto un esempio già ben documentato all'interno del wiki di WebRazio, che spiega appunto come costruire in maniera custom il link da utilizzare per appunto poterlo infilare in una mail di conferma. Una volta costruito il link, viene messo all'interno della mail di conferma, in cui c'è già un testo preconfezionato di benvenuto all'utente, che spiega che cosa dovrà fare per confermare la sua registrazione. Dopodiché si viene ridiretti a una pagina che semplicemente dà una conferma dell'avvenuta richiesta di registrazione. Sempre nell'area pubblica poi c'è la possibilità, tramite appunto una select unit su cui è stata definita una custom URL per un accesso diretto dall'esterno, c'è appunto la possibilità di ricevere le richieste di conferma registrazione utente, che arrivano appunto dalla selezione del link contenuto nella mail che gli utenti avranno ricevuto. Se parola chiave contenuta all'interno della richiesta che viene inviata dall'utente effettivamente corrisponde a quella che è stata registrata in fase di registrazione, l'utente viene spostato nella tabella degli users e la richiesta di registrazione viene semplicemente rimossa. Per riuscire a farci un'idea di quello che succede realmente in questa situazione, proviamo ora davvero a vedere come risponde il sito.